Aprirà sabato 8 aprile alle 17 nel complesso monumentale dell'Annunziata la mostra laboratorio dedicata a Pinocchio di Riccardo Dalisi e Aldo Capasso. Si intitola Pinocchio nel cuore di Napoli ed è promossa dall'associazione Semi di Laboratorio con l'assessorato alla cultura del comune. Fino al 30 giugno il Salone delle Colonne ospiterà i capolavori di Dalisi, le sue famose caffettiere in latta animate ispirate a Totò e Pinocchio, da cui il nome Totocchio, e le opere artistiche di Capasso che ha tentato di mettere in scatola alla fiaba del burattino nelle sue svariate forme attraverso un gioco di assemblaggi tra oggetti e disegni di artisti e testi in diverse lingue. Considero questa mostra un po' il prologo al maggio dei monumenti dedicato a Totò, per l'ovvia connessione che c'è tra Totò e Pinocchio, a cominciare dal tema della marionetta. E in più aggiungerei che qui c'è proprio l'opera d'arte che coniuga questi due fattori della vita artistica, diciamo, della nostra Italia. Il Totocchio di Riccardo Dalisi, che già nella coniugazione, diciamo, del nome dell'opera dà appunto l'idea di questa sintesi. Curata da Anna Maria Laville, la mostra su Pinocchio vuole anche valorizzare il complesso monumentale dell'Annunziata insieme alla sua ludoteca, che dal 2013 accoglie il progetto Rota l'Arte, ideato e portato avanti da Riccardo Dalisi. Aprire sempre di più questi spazi monumentali bellissimi ha una fruizione pubblica più ampia. E nello stesso tempo, poiché ci sono degli spazi ospedalieri qui, noi che da 4 anni facciamo un laboratorio creativo con i bambini che vengono per i controlli, c'era anche l'esigenza di dedicare un evento che fosse al tempo stesso di apertura ai turisti, di apertura alla cittadinanza, ma destinato anche ai bambini, che possono poi elaborare quello che vedono. Quindi il tema di Pinocchio si prestava particolarmente. Abbiamo pensato a 4 incontri di lettura con dei lettori eccezionali, cioè uno è Andrea Rauch, il grafico che ha curato la mostra dell'81 di tutti i grafici italiani e stranieri che hanno illustrato Pinocchio. Poi verrà il professore Giancarlo Alfano dell'Università di Napoli, parlerà di Pinocchio, eroe dei tre mondi. Poi viene Maurizio Braucci, lo scrittore, che parlerà di Pinocchio, il bambino maleducato e la censura. E infine avremo Cesare Morino, grande maestro di strada, che parlerà di un'Odissea senza abbecedario.